Batte forte, eh? Batte forte! Perché io fatico a ricordare una partita più folle negli ultimi anni della Juventus, vinta così. Voi mi direte Roma-Juventus 3-4 alla 21ª giornata della stagione 2021-2022. Però io vi posso dire che in quella partita non c'era in palio un primo posto per una sola notte, ma c'era la possibilità di passare da meno 7 a meno 4 dal quarto posto e da meno 14 a meno 11 dal primo a gennaio. Ma nonostante questo, fatico seriamente a trovare una tifoseria meno tossica della nostra. Perché come apro i social, dove dovrebbe soltanto esistere gioia, che ne so, a mostrare a un fiorentino che noi ci hanno annullato un gol così, ma contro di noi ce lo annullarono così. Anziché fare questo, un po' di sano sfottò, un po' di sana goduria, poter dire si rimette l'ora, si gode un'ora in più. Sapete cosa fa questo ragazzo di cui vi andrò a censurare il nome? Ti va a scrivere l'abominevole capra che siede in panchina che avesse azzardato il tridente, aspettato l'87esimo per inserire un terzo giocatore offensivo quando avrebbe già dovuto sullo 0-0 in casa col Verona giocare con Chiesa, Vlahovic, Kenda all'inizio della ripresa. Penoso e vergognoso. Inqualificabile. Quanto vi fa male, ammettetelo, che ieri non solo ha vinto la Juventus, ma ha vinto Massimiliano Allegri. Curatevi e rilassatevi, perché se no si va al CERT. Vi fate vedere e se non riuscite a godere in queste serate, andate sul ciglio della strada e trovatevene una da far salire a bordo. Detto questo, ragazzi, ci sono maglie nella Juventus, la prima, la terza, la seconda, tutte quante e le migliori maglie del calcio europeo che trovate in questo sito qua, fcmaglia.com, primo link in descrizione, codice sconto AIRWAY, AIDER e grandi, 10% di sconto sui vostri acquisti e non solo. Se fate acquisti su questo sito entro la fine del mese, in base a quanto spendete, avete ulteriori maglie gratuite che vi spettano. Quindi accorrete e il sito è straaffidabile. Tutte le info in descrizione. Detto questo, 23 punti su 30 disponibili. Anche delle Juventus che poi hanno vinto lo scudetto riuscirono a fare forse anche un pelino peggio. 7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Certo, con notevoli difficoltà realizzative, però la Juve Catania 1-0 di Conte con Giaccherini? Le vittorie cortomuso o di filo di un milanista quando vinse lo scudetto contro la Fiorentina 1-0 gol di Leao su errore di Terracciano? Il 2-1 con un gol di Sandro Tonali? Il tifoso pensava alle scelte dell'allenatore? E poi parliamone! Voleva vedere Chiesa, Vlahovic e Kane insieme. Parliamo di tutti i giocatori scesi in campo ieri sera. Partiamo da Szczęsny. 7 clean sheet su 10, non tutti lui, anche Perin, questo è vero, ma ieri, altra grande parata. Che parata, su buon Assoli. Non facile parare quando ti arrivano per la quarta partita dopo Empoli, Torino, Lecce, 2 tiri in porta o uno. In tutta la partita tu devi rispondere presente. Non è una roba così scontata, eh? Difesa a 3. Gatti, Rugani, Bremer. Io lo so che non vi eccita vincere 1-0 e preferite vincere 4-3 per lo spettacolo, però comunque tocca dirlo che a parte l'Atletico Madrid siamo i migliori al mondo in difesa su questa roba qua. Andava detto. Gatti. Perché ti chiamo Gatti Kruger? Cioè, io non me lo ricordo mai. Per quello che fece a Kvaratskhelia 6 mesi fa. E l'ha rifatto a Djuric. Io posso capire il nervosismo dell'attaccante al quale poi vengono tolti non uno ma due gol. Poi per robe proprio che a Sky l'hanno rivista, il secondo gol per molti non era un fallo volontario. Nel primo il fuorigioco ti rode più che lo rivedi perché gliel'avranno fatto rivedere, l'avrà voluto rivedere. Te Gatti non devi farti prendere dal nervosismo. Bisogna lavorarci su questa cosa, perché la prossima volta gli cacciano il rosso a Federico Gatti. Quindi, sai che ti dico? Al 95esimo e 50 secondi hai messo un cross che neanche chi lo fa di mestiere nella Juve la mette una palla del genere sulla testa di Milik. Santo Dio, un difensore centrale, appunto, ex muratore o ex giocatore di Lega Eccellenza principianti dilettantistica di 5-4 anni fa. Da lui l'ho visto il cross, la pennellata giusta. 6 e mezzo. Rugani, allora sì, ora c'è il discorso che Rugani ogni volta che gioca non si prende gol. Io sono contento prevalentemente per un motivo. Mancava Danilo, il miglior difensore della Juventus. Gioca Rugani, non ti dico che non sento la mancanza di Danilo, però me la sta facendo un attimino attenuare.
perché comunque difensivamente non abbiamo concesso quasi niente. È vero anche che in quella statistica ricorrente che hanno fatto notare Rugani, quando lui gioca non si prende gol, è anche vero che l'anno scorso veniva utilizzato spesso per partite, diciamo, meno di cartello, a parte Juve-Napoli, dove si prese l'unico gol con Rugani presente in campo nelle ultime due stagioni di campionato, perché se no vogliamo parlare di Champions, Juventus, Villarreal, c'è cioè Maccabi, Haifa, Juventus, lo so da me questo discorso, però comunque il 6 se lo prende Danielino Rugani, che ne fa tante di presenze. La Juventus ormai sa cosa vuol dire stare alla Juventus, e forse è uno dei pochi che in questa rosa sa cosa vuol dire essere primi per una notte. Per molti oggi si è sentita la pesantezza della gara, Bene, uno che appunto non è abituato a stare primo per una notte, visto che le ultime Juventus prime lo sono state soltanto alla prima giornata, quindi vuol dire che qualcosa di meglio è stato fatto. Non ci dimentichiamo che da lui queste prestazioni inanellate, fatte bene consecutivamente, non sono una cosa scontata da ritenere facile, perché io ho analizzato le ultime partite casalinghe della Juventus, soltanto da adesso stiamo cercando di non subire gol. Perché non è lontano il mese di marzo, aprile, maggio, dove l'anno scorso in casa comunque si presero quei gol dalla Sampdoria, quei gol dal Torino, quei gol dal Siviglia, quei gol dall'Inter, lì Bremer era responsabile, Napoli, Milan e altre partite. Quindi solo con la Cremonese non si prese gol. Ricordiamoci che l'anno scorso abbiamo fatto 8 di fila, ma comunque, sai, se non subisci gol sei a metà dell'opera, si potrebbe dire. UEA 6. Aveva il flessore duro, per questo è stato tolto. Dice che ha messo un giocatore più tecnico tra le linee perché gli serviva, ma questo sta un po' a significare che se in questo momento la Juventus adatta, visto che McKennie prima è un laterale, adatta McKennie mezzala, l'unica riserva è Miretti, perché se McKennie non facesse la mezzala ne avremmo 3 fino a gennaio per altre 10 partite di campionato, sempre gli stessi. Quindi questa cosa, come non puoi non valorizzarla? Weah, a livello di prestazione, come ha giocato? Difensivamente, qualche volta Doig non lo ha preso. È stato un po' incerto nei traversoni che arrivavano, c'aveva l'uomo alle spalle, non riusciva a spazzare bene l'area. È più bravo offensivamente, ragazzo. Ci deve lavorare, ed è anche per questo che McKennie in questo momento a Max dà più garanzie, perché ha un motore particolare, è un giocatore che corre avanti e indietro. Si sta parlando del rinnovo di Rabiot, del rinnovo di Chiesa, abbiamo fatto quello di Gatti, il rinnovo di Vlahovic, ma McKennie, che ha giocato la sua 7ª partita su 10 da titolare, scade nel 2024. Il giocatore in scadenza, non si parla del suo rinnovo, si parla di rinnovo di chiunque, pure Locatelli. Ma Weston oggi, come oggi, veramente, complimenti. E speriamo, come ha detto Max, che duri così fino alla fine dell'anno. Sarebbe un po' un peccato dire così, fino alla fine dell'anno, poi ce ne liberiamo. Certo, si può prendere di meglio, ma io premio McKennie, visto che ho parlato di americani. UEA con il 6 e McKennie 6,5 per l'applicazione di tutta la partita. Aveva fatto quasi un assist per Federico. Locatelli 6+. Lui proprio arriva davanti ai microfoni ed è come se non avesse vinto, ma questo è anche quello che ci deve essere la Juventus: equilibrio dopo la vittoria, cioè non pensare di aver vinto niente, perché sennò saremmo più una squadra, non per togliere niente alla loro, ma un po' un Napoli che vive il momento e magari non mette a fuoco quello che è la prospettiva, cioè abbiamo tanto da lavorare. Locatelli questo dice. Hanno discusso molto su Dazon con Berami, con Montolivo e Parolo sulla posizione di Locatelli. Per molti è meglio mezzala, per molti invece regista è un ruolo dove sta lavorando e quindi bisogna insistere lì. Non può fare la mezzala perché non avrebbe quei gol che devono avere le mezze ali. Fatto sta che ieri Locatelli nel secondo tempo hanno deciso di mettere il Verona a ring e lui stava lì in fondo che distribuiva i guantoni a tutti e lo faceva abbastanza bene, si potrebbe dire, perché il Verona ci ha ripartito poche volte e perché Locatelli si è messo lì anche a fare quelle imbucate come quella per Weston. L'unico che ha fatto il buon movimento, si può dire, senza palla, servito con quel passaggio a tagliare la linea, bello, bello, bello. Sono cose che vorremmo vedere più spesso. Per vederle più spesso non è che Locatelli deve diventare un fenomeno, ci dobbiamo muovere di più senza palla, perché sennò quando affronti la Juve la puoi contenere bene. E serate come queste, soprattutto con le medio piccole, se ne possono riverificare tante altre. Però bravo Locatelli. Rabiot c'aveva quel giallo, secondo me, che un po' gliel'hanno, diciamo, ricordato. Nulla di
togliere al Cagliari, però se prendi il giallo con la Fiorentina, salti il Cagliari, se lo prendi mo, salti la Fiorentina. E a Firenze, senza Rabiot in questo momento dove dobbiamo gestire questo reparto, Max lo vorrebbe sempre in campo Rabiot, anche se effettivamente nell'economia della partita si vede nelle micro cose, nei recuperi palla, nei contrasti, è un giocatore che non lo leverà mai, che ha giocato tutti i minuti, se non sbaglio, di queste 10 partite. Però all'economia della partita ieri si può dire che ha fatto poco, si può dire che se si sono proposti molti giocatori nella ragnatela del Verona, lui è stato quello che ha avuto meno occasioni per andare in gol. Più alto Locatelli. Anche se, scusate la voce del giorno dopo, mi ha fatto ridere quando ha tirato in porta e l'arbitro non ha visto la palese deviazione di Montipò. Quasi pagliaccio lui come Faraoni. Kostic insieme all'altro serbo, ragazzi, cioè, voglia di Allegri Allegri, sì. Posso dire che Kostic, con due attaccanti più sani di mente, avrebbe avuto due assist. La palla che aveva messo a Ken e che aveva messo a Vlahovic, la devi buttare dentro. E solitamente la butti dentro. Il cross è giusto. Però, oh, non è che si può fare molto altro con Kostic, eh? Non penso che se c'ha spazio perché Locatelli cambia bene il gioco, di essere uno contro uno, prova a puntarlo e entrare in area di rigore. Perché se poi punta l'uomo, non se la porterà mai sul destro e andare a tirare. È un limite, palese. E poi diciamocelo, non tutti i cross sono stati messi in area di rigore. Molti pallori sono stati persi proprio perché lui sbatteva contro l'avversario. Io do un 5 più, onesto. L'ha fatto capire il suo sostituto come si entra in queste partite, come si deve giocare, come si deve rischiare la giocata. Per rubare la citazione a chi potrebbe ritornare alla Juventus. Dopo ne parliamo. Dusan Ken. Io vorrei abbracciare Moise Ken dopo ieri sera e dirgli... Moise, dal punto di vista dei movimenti, delle intenzioni, delle giocate, dei dribbling, sei il migliore. Vabbè, tolto Chiesa quando decide di essere Chiesa, che queste cose le farà molto spesso. Ma Moise Kean ieri, il primo gol che ha fatto è uno dei più belli degli ultimi anni della Juve. Non che ne abbiamo fatti molti, ma wow, tiro deviato, ok. Ok che si è mangiato due gol incredibili, uno di testa e uno di piede. Ok che tecnicamente ha qualcosa da migliorare, ma... Lo ha detto molte volte lui, il suo allenatore, che gli sta vicino, di quanto ci voglia tenere a mettersi la testa a posto e diventare quel giocatore che non è che insegue le orme di quel Balotelli, no? Qui inizialmente gli si fu fatto il paragone. Ma ci sta mettendo veramente di tutto. E martedì avrete un video simpatico dove quest'uomo qua è un po' protagonista di tutto. Però veramente ti vorrei abbracciare. Dirti che prima o poi arriverà. Perché se giochi così... Io fatico come si possa pensare di mettere Dusan Vlahovic titolare. A Ken va il 6,5, forse ingiustamente a Vlahovic va il 5, il voto più basso. Ci sono troppi errori nella gestione palla di Dusan. Si sono cercati bene, in realtà, Dusan e Ken, nelle intenzioni, non nella realizzazione dei passaggi. Un pochino troppo corto, un pochino troppo lungo, un pochino troppo addosso al difensore... Anche lì ci sono i gol sbagliati. Per l'ennesima volta, quante volte ve lo dovrò continuare a dire, se Dusan Vlahovic non fosse stato pagato così tanto, Max schiererebbe più spesso lui del serbo, 100%. La differenza, secondo me, di voto è giusta. Chiesa entra bene. Bene, però non è concreto. Io mi immaginavo su quella palla messa a rimorchio da McKennie che spaccasse la porta. Però l'intenzione di entrare in campo per dribblare, vi dirò... Su Sky dicono che il secondo gol di Ken era regolare perché la sbracciata non era volontaria. Ti dico anche che c'è questo contatto in area di rigore. Su Chiesa la gamba viene presa. Vabbè. Ma andiamo avanti che per fortuna non abbiamo da dire molto altro. Fabio Miretti. Lui sembrava quasi essere il prescelto per questa partita. L'uomo copertina. Non è ancora destino, non è ancora il momento. Non so quando lo sarà, però... È entrato meglio, già rispetto a quel poco che aveva fatto a Milano. Ha giocato tutto il secondo tempo e ha continuato a permettere alla Juventus di attaccare, di creare occasioni. Certo, senza segnare. Poi andiamo da Yıldız, che entra e ha quell'occasione che vogliamo vedere tutti giocare, ma purtroppo non ha ancora il tocco per non tremare davanti alla porta, sentendo la pressione di un possibile suo gol, la faccia su tutti i giornali, perché qui i ragazzi a quell'età la sentono quella cosa. Per il 2005, visto che Allegri no, non usa i giovani, no, 2005 Yıldız, 2005 Huijsen, 2002 Ealing. Ecco, tipo, qualcuno potrà dire, ma Ealing non entra mai. Ma
Non volevate Douglas Costa? Perché lei se ne sta parlando in queste ultime ore? Non comprendo. Sapete qual è la soddisfazione più bella? Che abbia segnato proprio il giocatore che nel 3-5-2 apparente modulo di questa stagione ha segnato proprio quello che gioca al posto di Douglas Costa. Cambiaso. Classe 2000, meno rotto del brasiliano, che pretenderà molti meno soldi. Giocatore funzionale in un progetto dove basta giocatori figurine alla Di Maria, Pogba e adesso anche Douglas Costa. Belli ricordi, belle le giocate, belle le skills. Mi dispiace che non avete potuto avere l'età che ho avuto io quando Douglas Costa faceva quelle cose, ma adesso c'è sta gente, c'è Cambiaso. E si prende il 7 perché è entrato bene, ha avuto personalità per tutta la partita, si è messo anche forse a non occupare la zona sinistra del campo, ma comunque sempre propositivo. Il gol era soltanto un'inerzia di un giocatore che vuole così tanto cercarla. Ultimo, ma non per importanza, Arkadiusz. Migliore in campo? Beh sì, perché comunque, magari non per Ken, ma secondo me per Vlahovic, anche se concordo il fatto che il giocatore era un po' nervoso, era un pochino arrabbiato. Da quando è entrato fa solo giocate di livello e ho sempre detto che è l'attaccante pensante più forte che abbiamo in rosa. Proprio ci sono tre giocatori che attaccano la profondità, velocisti, uno più fisico, poi c'è Milik, fatto di cristallo, non tiene fisicamente, magari non tira mai in porta. Come non ha fatto a San Siro, gli si è andato a criticare questo, a volte un armadio, ma la sponda di testa per Ildiz. E il colpo di testa, che comunque è la provvidenza che sì, l'aveva portata sul palo, ma comunque così pochi minuti, così tanta importanza nell'economia della partita di Arkadiusz Milik, la devo sottolineare così. È veramente l'uomo che l'ha sbloccata con il Lecce, l'uomo che l'ha portata avanti col Torino. No, quello è stato Gatti, però comunque è fondamentale, Milik, cioè su tutti e quattro saranno sempre messi in campo, chi dall'inizio, chi no, ma saranno sempre parte di tutte le gare, in corso o no. Veramente, grande, grande Arkadiusz, 7. Max, onestamente fa entrare in campo proprio quelli che la decidono in quell'azione lì, ma va bene, sì, poteva metterlo prima, poteva cambiare alcune cose. No, non avrei mai messo Vlahovic. Che secondo me in quell'azione Vlahovic sarebbe stato così sconclusionato che l'avrebbe probabilmente con troppa foga attaccata quella palla. Già lo vedo, Milik che la prende di testa, Vlahovic che guarda quell'azione per voler prendere il pallone, travolge Montipò, Davidovic fischiano falli in attacco. Guarderemo sul divano Napoli, Milan, Inter, Roma. L'ho detto, se da qui fino alla fine dell'anno Milan e Inter dovessero vincerle tutte, la Juve dovesse vincerle tutte, la Juventus non dovesse farcela proprio perché Inter e Milan rodano tanto, sarò comunque orgoglioso dei miei ragazzi perché devono maturare, lo sanno, che devono crescere anche quando vincono. E beh, poi la classifica si guarda, ha detto Max, per vedere quanto stanno lontane le quinte. Ditegli a Max che se domani dovesse vincere il Milan e autosuperarci, allora il Napoli rimarrebbe 6 punti indietro. Pesante, eh? Sapendo che siamo stati 10-15 punti distanti sempre da loro. Anche dal primo anno di Spalletti. Vabbè, dai, Fiorentina-Juve sarà un'altra storia. Sicuramente ritorneremo a prendere gol, però l'inerzia mi dice che il gol di Ken può non essere così lontano come crediamo. Hashtag per Moise. Fratello Moise. Coda fratello orso, grid di fratello Moise.